Buonasera a tutti amici delle bombe di Vlad e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il calcio del mercato. Stasera a farmi compagnia ci sarà il nostro Max Cesarini. E Max, mi senti? Ecco, scusami, forse avevo tolto il Ok, microfono. ciao Sì, ciao, Max. buonasera. Ciao. E il nostro ospite Gino Accardo di Myland Original. Ciao, 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 ciao buonasera. Gino. Ciao. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, volevo cominciare questa puntata andandomi a scusare a nome di tutta la redazione per quello che è successo un pochino in settimana, dove siamo stati attaccati un po' da un simpatico hacker che in occasione del lancio della nostra applicazione ha pensato bene di mandarci un po' in tilt il sistema e quindi scusatemi, abbiamo avuto dei problemi sia con il sito che con l'app. Tutto è stato ripristinato, i nostri amatissimi lettori possono ricominciare tranquillamente a leggere sia attraverso la nostra app, sia attraverso il nostro sito tutte le notizie di calciomercato in tempo reale. Allora, fatta questa piccola parentesi, comincio subito con quelli che sono i temi caldi di questa puntata e partirei subito con quella che è stata la seconda giornata di campionato, andando a chiedere prima a Max e poi a Gino quelle che sono state un po' le sensazioni che vi ha scaturito un po' questa seconda giornata e che cosa abbiamo visto di diverso rispetto alla prima. Max. Ma la giornata non è stata, non ho visto cose, diciamo, particolarmente diverse. Diciamo che più o meno tutte le squadre hanno rispecchiato il gioco più o meno espresso nella prima, insomma, i meccanismi devono ancora arrivare. Chiaramente alcune problematiche sono arrivate nei risultati, la Lazio ha pareggiato a Torino, la Juventus ha pareggiato a Genova, però sono pareggi in trasferta che a inizio campionato secondo me non sono gravi, poi dipende dalla partita, insomma. L'Inter in casa è andata molto bene rispetto magari alla trasferta di Lecce, però insomma era abbastanza telefonato. Il Milan invece ha fatto molto bene perché a Bergamo comunque è stata una partita difficile e il Milan comunque l'ha giocata avendo tante occasioni, quindi insomma tutto sommato quasi il risultato gli sta stretto. La Roma ha faticato più che rispetto alla Salernitana, ma insomma devo dire che ha trovato una Cremonese veramente ben messa in campo, però sicuramente lì ancora i meccanismi devono essere messi a punto. Napoli viaggia, insomma, ha cominciato come l'altro anno, insomma viaggia molto bene a livello offensivo, quindi e quindi per adesso abbiamo tre squadre capoliste, ma insomma conta poco, anche perché poi domenica c'è il prossimo turno, è abbastanza importante, ci sono tre scontri diretti belli pesanti, quindi già si comincerà a capire di che pasta sono fatte le varie squadre. Gino. Ma vedo un campionato praticamente simile un po' all'anno scorso, diciamo che hanno quasi tutti un po' lo stesso gioco che avevano l'anno scorso. Ieri sera ho visto un po' la Juve, sinceramente, se non ha Pogba e Di Maria, è la stessa squadra dell'anno scorso, anzi forse con qualcuno un po' più, tra virgolette, scarsa dell'anno scorso, perché a differenza di che quest'anno ho questi giovani nuovi. Poi poca roba. Il Milan fa la sua partita come la faceva l'anno scorso, diciamo, offrendo lo stesso gioco. L'Inter, niente di nuovo. Cioè, Vabbè, l'Inter ha avuto due partite belle facilotte, va? Mettiamola sì, così, Lecce fuori casa. però niente di nuovo a differenza dell'anno scorso. Non vedo, cioè, a differenza del Napoli, diciamo che la Roma riesce a vincere anche non esprimendo, diciamo, tutto quello che ha. Un Dybala abbastanza in forma, però comunque diciamo che la Roma ci può stare quest'anno meglio dell'anno scorso.
Diciamo che la differenza in queste due partite l'ha fatto il Napoli, mostrando un gioco molto, diciamo, di attacco con i vari nuovi innesti, pensando che anche in panchina abbiamo altre 4-5 soluzioni. Diciamo che ci possiamo divertire quest'anno, lo vedo abbastanza simile all'anno scorso il campionato, non avendo la squadra che può ammazzare tutto. Ok, nei giorni scorsi ho visto un pezzo della conferenza stampa di Gotti, allenatore dello Spezia, il quale diceva che questo campionato, forse maggiormente rispetto a quello che era il campionato dell'anno scorso, vedeva una spaccatura. Cioè, le prime 8, 7, 8 squadre viaggiano su dei ritmi abbastanza elevati e importanti, e poi c'è una voragine tra quelle che sono queste prime 7-8 realtà e quelle che poi se la giocano, si giocano un pochino, ecco, la salvezza tranquilla, il piazzamento Conference League, mettiamola così, e la salvezza. Come mai, secondo voi, Max, c'è questo divario? Oppure, o meglio, è così evidente questo divario? Beh, sì, diciamo che insomma, anche l'altro anno secondo me il divario è stato abbastanza importante perché comunque le prime otto si sono staccate abbastanza presto. Il Sassuolo inizialmente ha tenuto un po' botta, ma insomma era chiaro che non avrebbe retto fino alla fine. Quest'anno credo che possa andare nello stesso verso. C'è un livellamento, diciamo, verso il basso nelle squadre minori, tra virgolette. Comprese le squadre medie, che poi soprattutto quando arrivano a obiettivo, quando è magari già a febbraio, che più o meno si possono già dichiarare salde, ovviamente ancora più il divario si allarga ancora di più. Ci sono dei buoni giocatori, ci sono dei buoni allenatori giù, perché ci sono dei buoni allenatori, però poi il livello è quello che è. In più, comunque, rispecchia poi quella che è la Serie A. Cioè, voglio dire, se la Serie A è inferiore ad altri campionati in questo momento storico, è chiaro che le nostre squadre minori sono inferiori rispetto, cioè, come può essere andare a Nottingham adesso, che insomma anche il Nottingham Certo. Forest sta facendo il suo mercato, cioè credo che il Brighton arriva e sbatacchi al Manchester, qui in questo momento in linea di massima non succede, poi durante il campionato qualche sorpresa succederà. Cioè qualche grande perderà punti pesanti magari a casa del Lecce o della Cremonese, però insomma il divario credo che sia pesante, insomma. Netto. Gino, tu che idea ti No, sei fatto un po'? sicuramente il divario c'è, però diciamo la verità, il fatto di ancora di finire ancora il calciomercato in alcune. Lecce contro l'Inter non aveva i centrali di ruolo, non aveva ancora i centrali di ruolo. Ancora alcune cose le devono fare, anche le piccole. Però poi quest'anno, ragazzi, è un campionato strano, mai successo. Il fatto di fermarsi un mese e mezzo in inverno, può succedere di tutto. Sì, quello vero. Poi tornando, anzi addirittura le big, avendo parecchi calciatori che vanno a fare il mondiale, invece le piccoline non hanno calciatori che vanno a fare i mondiali, e potrebbe essere anche un problema, perché tornano dal mondiale, un ambiente con il meteo particolare, cioè, non è, cioè, anche il fatto di fermarsi, il fatto che poi ritornano questi calciatori che non si sa come ritornano. Secondo me è un campionato abbastanza strano. Sì, Questo succede. mettici anche che le grandi rispetto alle piccole avranno il problema, secondo me, a ottobre, visto soprattutto quello che sta succedendo, che qualche giocatore, magari non razionalmente, ma magari irrazionalmente levi la gamba, magari un giocatore del Lecce non lo fa, No, ma può infatti succedere mentalmente, quindi c'è penso il anche Di questo. Maria della Juve, faccio un esempio, il Di Maria della Juve è infortunato, poi dovrebbe rientrare, poi dovrebbe praticamente la Juve se lo ritrova a gennaio, a febbraio.
Ma guarda che anche lo stesso Pogba, il suo infortunio è un infortunio che lui ha deciso di non operarsi, fare una terapia conservativa proprio in vista del mondiale. Quindi non sanno come ci arriva, non sanno come lo fa e non sanno come torna. Quindi per alcune squadre sì, sarà problematico. Penso anche e soprattutto per quelle squadre che hanno quei giocatori che sono praticamente all'ultima chiamata, no? Del mondiale. Chiaro, Sì. assolutamente sì. Naturalmente daranno il 100%. Forse sotto questo punto di vista, le squadre che hanno più italiani, ahimè, purtroppo potrebbero essere favorite. Max mi saluta perché la Roma un pochino sta ballante su questo punto di vista. Beh, noi abbiamo parecchi italiani, però. Prima Gino ci parlava un pochino di quello che è stato l'esploit di queste prime due partite del Napoli. In questo momento a Napoli sta nascendo una piccolissima, a me piace definirla boutade, una cosa molto simpatica. Sui social corrono queste voci di un Insigne geloso. Non so se avete avuto modo di vedere, di leggere e quant'altro, di questo nuovo fenomeno, di questo nuovo uragano che si è abbattuto piacevolmente sul Napoli. Ero allo stadio, l'ho visto da vicino. Vi dico che comunque è un giocatore che è bello concreto e sfrontato, forse è proprio quello che è mancato al Napoli negli ultimi anni. Questo Kvaratskhelia, ecco, ci ho messo 2 settimane ad impararlo, a prepararmi a dirlo. Perfetto, perfetto. E Perfetta pronuncia. meno male, grazie. Diciamo che sono un po' tutti impazziti per lui, mettiamola così. Voi avete avuto modo di vederlo? Avete avuto modo di vederlo prima delle partite del campionato? Lo conoscevate già prima? L'avete visto adesso? Che idea vi siete fatti un po' di questo calcio, questo giovanotto? Perché poi parliamo di un 21enne praticamente. Max. Ma io. Sì. Ma insomma, le premesse sono fantastiche. Chiaro che ha fatto un precampionato ottimo, ha iniziato alla stragrande segnando praticamente 3 gol in 3 modi diversi, e questa è una cosa molto importante. Ha delle qualità incredibili, rischia seriamente di essere il crack del campionato. Onestamente non l'avevo mai sentito nominare prima della trattativa del Napoli, devo essere sincero. Un grande colpo, grande classe, giustamente sfrontatezza, cioè sembra uno che ha voglia di arrivare, questo è importante, quindi uno che non si fermerà. Chiaro, non sono le prime 2 partite oltre campionato a trasformarlo nel più grosso giocatore italiano del Certo. campionato italiano, quello è chiaro. Diciamo c'è l'esaltazione giusta, anche perché deve andare di contro alla depressione che c'era precedentemente, quindi è normale questo approccio, insomma. Però coi piedi per terra, senza dargli pressione, perché poi magari sbaglierà 2 partite e qualcuno comincerà a dire: ah, ecco, visto, cioè, queste sono cose, insomma, che conosco anch'io, insomma, i Sì, nostri ambienti non succede. sono dissimili, quindi Sì. ecco, lasciarlo lavorare, ha detto bene Spalletti, insomma, no, non gli creiamo troppa pressione, sa, perché adesso si sta divertendo e sta andando molto bene. Credo che le potenzialità del crack ce le abbia. Gino, a te invece chiedo, ecco, Max durante questo suo breve pensiero, parlava di quello che era il prima, l'ambiente Napoli, prima di questa giornata cruciale che c'è stata. La settimana scorsa, dopo il Napoli ha praticamente chiuso 3 acquisti in una giornata, che ha rilanciato quello che è l'entusiasmo della città. Leggevo appunto che domani ci sarà la presentazione della squadra a San Paolo alle 18 e al Maradona, chiedo scusa, alle 18 e le curve già sono tutte piene. Non pensi che forse passare da un estremo all'altro in questo modo potrebbe essere un danno per la facilità con cui, ecco, l'ambiente subisce questi cambi di umore improvviso, eccetera. Non pensi che possano essere un danno per una squadra che ha cambiato, in buona parte ha perso dei giocatori importanti, ne ha trovati altrettanti, però non sono addentro a quello che è l'ambiente Napoli? Allora, faccio una premessa. Siccome io sono molto più anziano di te,
senso che certo. tu Io non sono un hai ragazzino. vissuto in tempi d'oro del Napoli e anche altri tempi di depressione totale. Napoli è una piazza sempre stata così, è molto simile alla piazza di Roma, però forse Napoli è ancora peggio, cioè, nel senso che si passa dalla depressione all'euforia in ore, cioè, nel senso che prima di questi tre colpi consecutivi da parte della società, a Napoli si respirava aria di condensazione, si respirava aria di depressione, aria che nessuno sarebbe andato allo stadio. Invece poi dopo, diciamo, è scoppiata, diciamo, questa gioia, di questa allegria di tutti questi nuovi acquisti, poi aiutando anche il fatto che ha aiutato moltissime due vittorie roboanti, diciamo, del Napoli, è scoppiata. Però Napoli così è, la piazza di Napoli è sempre stata così. Diciamo che ci vuole poco per poi deprimersi e dire buttiamo l'acqua con tutto il bambino, come si dice. Capite? Hai Cioè, reso perfettamente l'idea. allora così è. Non vo ti volevo dire, volevo fare un appunto, nel senso che hai parlato di Kvara, perché poi sinceramente ancora devo imparare. Lo chiamo Kvara, così è molto più semplice. Io l'ho visto a Di Mar, che sono stato a Di Maro, e me già mi ha impressionato. Devo dire la verità, non mi aspettavo. Mio figlio già lo conosceva, perché lo sai, i ragazzi. Vabbè, certo. Con i ragazzi con i vari YouTube, PlayStation e roba varia, conoscono i calciatori prima che arrivano nelle squadre. Sì, infatti. Comunque a me è impressionato tantissimo, devo dire la verità, durante gli allenamenti, però sai, pensando che erano allenamenti, pensando che erano, sai, queste partitelle fatte contro, sai, la Napoli A, Napoli B, allora sai, Sì, l'intensità è diversa, chiaro. Pensavo che invece poi effettivamente è tanta roba. Lui fa quella sterzata, mi fa ricordare un po' il Pocio Lavezzi, però il Pocio Lavezzi, diciamo, non era molto tecnico come lui. Lui è difficile per far vedere la palla. Peccato che, io dico, sto cercando un sacco di tempo, peccato che ha Osimhen come... Spalla. Osimhen è bravo negli spazi, è bravo a correre, è bravo nelle chiusure, presente in area, però l'1-2 che a volte chiede Kvara, lui non riesce a farlo. Infatti io devo dire la verità, sto aspettando Kvara con Simeone o con Raspadori. Secondo me ci divertiamo molto di più, perché anche contro la partita contro il Monza ha avuto un paio di palle Osimhen da parte di Kvara, però lui non è riuscito, diciamo, a liberarsi, oppure a fare quell'1-2 e a mandare in porta Kvara. Ma io dico che veramente quest'anno ci possiamo divertire, perché vedo anche calciatori motivati. A me è impressionato anche Kim entra. Ho paura che può essere, diciamo, è molto, diciamo, sicuro di sé e può portare un po' di ammonizioni, però lui anticipa, è veloce, molto, sempre molto sul pezzo, mi ha impressionato a me. Si Poi, lancia molto in avanti, ho notato. sì, però vedo che effettivamente poi riesce a recuperare, perché all'improvviso c'è questo scatto veloce. Bene, bene, speriamo bene. Ok, a Gino sono piaciuti i nuovi acquisti del Napoli. Almeno non tutti, perché non li abbiamo visti tutti. Poi. Infatti. No, ma specialmente si parlava della differenza tra il calcio inglese e il calcio italiano, che ormai il calcio italiano, diciamo, si parla del quarto campionato, veramente siamo dietro anche al campionato tedesco. Pensa che Anguissa è titolare nel Napoli e in Inghilterra stentava di giocare. Lo so.
Con Belé, che sicuramente sarà un buon calciatore, pagato 70 milioni, nel Tottenham non riusciva a giocare. Invece qua in Italia, anzi io ben vengo dall'Inghilterra, perché hanno tantissimi calciatori che non possono fare niente la differenza. Max, Sì. veniamo un po' a quella che è la situazione della tua Roma. Una situazione un po' complicata nell'ultima settimana. L'infortunio di Sì. Beh, Wijnaldum pesa, potrebbe pesare, credo. Diciamo che sicuramente, l'acquisto beh, no. di punta del centrocampo è un Sì. No, po' sfortunato, è chiaro, purtroppo un infortunio brutto che, diciamo, nella migliore delle ipotesi dovrebbe riportare comunque a gennaio dopo il mondiale. È chiaro che questo ha raffreddato un po' gli entusiasmi, perché comunque c'era molta attesa per questo ragazzo. Si cambiano i piani perché intanto tu avevi una squadra più o meno fatta, dovevi solamente chiudere la casella Belotti, di cui, come sempre, tutte le settimane siamo ai dettagli anche oggi, però insomma i dettagli dovrebbero essere quasi finiti. E in più dovevi aspettare per prendere un difensore, un quinto difensore. Adesso invece devi comunque andare sul mercato, cercare un altro centrocampista, non ce ne sono tanti, e in più con l'urgenza è chiaro che si compra male, e le squadre che ovviamente da cui vai chiaramente alzano i prezzi. I nomi che adesso sento in giro sono tutti nomi in realtà diversi da Wijnaldum, perché Wijnaldum tutto sommato era un centrocampista comunque di movimento in avanti, tra virgolette, anche offensivo, che può giocare anche di fascia. Diciamo che era, tra virgolette, più vicino a Veretout, che nel frattempo hai venduto. E quindi ti manca quel tipo di centrocampista, perché oggi hai Matic, hai Cristante, che sono più di copertura, ovviamente. Lo stesso Bove, anche volendo, diciamo, farlo salire di grado, è comunque un centrocampista non di particolare movimento. Quindi adesso ti servirebbe quel Frattesi che hai cercato, diciamo, per la prima parte dell'estate. Però, insomma, vedo difficile sia adesso che il Sassuolo venda, sia che comunque, ovviamente, adesso se c'era una discussione prima, adesso il Sassuolo chiaramente no, non scende sotto quello che voleva. Ci sono un po' di nomi. Uno che a me non dispiace, che ho sentito, è Tamezze del Verona, mi ha sempre incuriosito come giocatore. Oggi ho sentito anche, si parla, qualcuno ha detto che la Roma si potrebbe inserire per Paredes. Io non amo i ritorni, però insomma Paredes è un regista e non mi dispiacerebbe, ma insomma la vedo difficile soffiarlo alla Juventus qualora poi si sposti, insomma. Però diciamo, È uno che ha cos'è? lasciato un buon ricordo, però, no? A Sì, Roma. a me non ha mai fatto impazzire, più che altro l'ho visto sempre un giocatore di poca personalità, però poi è cresciuto molto, insomma, a Parigi ha fatto bene, cioè un giocatore comunque di livello per il campionato italiano, che andrebbe benissimo, però la vedo molto, molto complicata in questo senso, anche se poi i rapporti col PSG sono decisamente ottimi, insomma, quindi chissà. Poi altri, ho sentito parlare di Lukic, ma la vedo un po' complicata. Prima di Wijnaldum c'era l'interesse per Schouten del Bologna, ecco, Che lì oggi è considerato rinnovato. che anche che punto, insomma, però si poteva inserire in un discorso con Shomurodov. Sinceramente non lo so, credo che in questo momento passa in terzo piano il difensore, che probabilmente verrà preso all'ultimo minuto del 31 agosto, insomma. Adesso si cercherà, diciamo, chiuso Belotti, adesso Felix sembrerebbe prossimo alla Cremonese tra oggi e domani, per una cifra intorno ai 7 milioni. A quel punto si libera lo slot per Belotti e poi dopo si cercherà questo centrocampista. Oggi è uscito anche Allan, che voi conoscete bene, ma insomma mi sembra abbastanza inverosimile. In più Allan è un altro centrocampista, tra virgolette, arretrato, insomma Sì. vai a fare troppo muro a quel punto. Credo. E quindi sperate in qualche modo di limare questi famosissimi dettagli
Belotti. Sì, beh, in realtà Belotti fondamentalmente in linea di massima è già della Roma, fondamentalmente è tutto fatto, manca solamente La casa massima di la dipartita di Shomurodov, ovviamente sportiva, di Shomurodov e il povero Felix che se fosse andato via qualche giorno prima ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi, poverino, sì. senza colpevolizzarlo perché ovviamente succede. Questa è una cosa che è successa anche in settimana, non in maniera così pesante, a Demme del Napoli, che ha praticamente dichiarato apertamente sui social, sia lui che la sorella, se ho capito bene, hanno dichiaratamente accusato un loro compagno di squadra di aver in qualche modo danneggiato Demme, ma comunque sono cose che in allenamento succedono, sono giocatori che rompono praticamente per tutta la stagione in allenamento, quindi naturalmente ci No, sono. cioè ci sta, poi voglio dire lì, sai, sul momento che tu magari ti dai fuori di testa e ti arrabbi, ci può stare, però poi a freddo che ti metti sui social a scriverlo Sì. è proprio sbagliato, ma anche per te, per la tua carriera, cioè è proprio sbagliato come concetto. Insomma. Lì Ma Demme ha diciamo fatto che una c'è di stupidaggine. altro là con la questione Demme. Demme un attimino Questo non messo lo so. da parte l'anno scorso, ha giocato pochissimo, quest'anno lui ha chiesto di andare via e fino adesso non è stato, diciamo, fra virgolette, accontentato perché lui vorrebbe Ci andare da stanno anche quelli. Gattuso, vorrebbe andare da Gattuso, poi sembrava che la trattativa andava in porto, lui si è fatto male. Diciamo che è tanta. Allora, Demme è sempre stato un calciatore tranquillo, non ha mai fatto, diciamo, è sempre stato, diciamo, al suo posto. Si è allenato sempre con tranquillità e tutto. Però, secondo me, il ragazzo sta un po', forse sta un po' giù, un po', No, ci non sta, gioca per carità. tantissimo. E No, pensa che ma ci sta, però. con Gattuso era al centro del Il gioco. progetto, sì. Si è ritrovato con Spalletti che non ha fatto pochissime partite. Ci può stare. Diciamo che è stato un po' sfortunato, nel senso che Spalletti ha avuto il merito, forse il demerito di metterlo da parte, magari non dargli le possibilità che il ragazzo meritava, ma comunque ha avuto il merito di riscoprire un centrocampista che sta dettando praticamente i tempi della squadra, che è Lobotka, che è imprescindibile ormai per il Napoli. Quindi purtroppo io lo comprendo perché comunque non, a poche settimane, una settimana, un paio di settimane dalla fine del mercato, non hai mercato, non sai dove andare, probabilmente giocherai col contagocce, hai qualche residua speranza mondiale perché la Germania l'ha chiamato nei mesi scorsi in nazionale, ha qualche residua speranza mondiale che naturalmente viene vanificata in questo modo. Però è chiaro che la comunicazione voi insegnate che è fondamentale, Sì, importante. sei comunque un impiegato di una società, cioè, lo so che hanno 20 anni, 25 anni, è normale, cioè, a volte questo ce lo dimentichiamo, però poi purtroppo tu vieni pagato anche per comportarti, tra virgolette, correttamente verso la tua società. Poi magari tu, anche sa, ci parli in faccia e vedete tutto quello che vi volete dire, come è normale che sia, però poi danneggi la società perché poi si creano queste inutili discussioni social tra noi tifosi e non fanno bene purtroppo né a Demme né a Anguissa né a Napoli. Però poi perché lo sfogo ci sta, però è comunque purtroppo sbagliato. Volevo parlare con voi invece di una squadra che in questo momento in classifica è a 4 punti, che però ieri sera non è che ha dato una prova chissà di quale grande spettacolo, e parlo della Juve. Allegri si è molto innervosito in conferenza stampa nel dopo partita, secondo me un po' cotto dal fatto che la Juve ha praticamente giocato malissimo, ha giocato poco. Li leggevo di un Vlahovic che ha toccato 3 palloni in tutta la partita, e il primo l'ha toccato al 50° del secondo tempo. Ora, con gli infortuni di Pogba, Di Maria, aspettano Chiesa, Kostic si deve inserire.
Quali possono essere, secondo voi, le prospettive della Juve? Gino, partiamo da te, dai. Allora, io parto da un presupposto. Se il campionato praticamente sarebbe, diciamo, tranquillo, non diciamo tante cose, la Juve non entrerebbe nemmeno in Champions League, ma sono proprio Con convinto. questo tranquillo, spiegami un po' questo tranquillo. Diciamo tranquillo, diciamo tranquillo. Diciamo, non modificare questo tranquillo. Ok, vabbè. Veramente. Perché se tu allora le ultime notizie, la Juve cerca Milik. Sì. Cioè, se tu compri Milik, significa che veramente non hai possibilità, possibilità economica. Anzi, prima di mettermi in collegamento con voi, ho sentito dalla Sky che praticamente la UEFA, per 15 squadre in Europa ci sono delle sanzioni. E si parla di quattro squadre italiane, tra cui Inter, Juve, Roma e Milan. Sì, per Allora, il mercato 2020-2021. sì, Sì. praticamente si vede che la Juve non riesce a fare mercato. Cioè, se sta presso a Milik per 8 milioni, 10 milioni, cioè. Ha inserito nuovi giovani, ma veramente io ancora oggi non riesco a capire la Juve, il programma della Juve, perché io a volte penso a tante cose che non cioè, possibile mai. Tu prendi Sarri, ok? Senza programmare, se tu prendi Sarri, significa che tu devi programmare per 3-4 anni, ok? Tu invece li fai fare un anno e dopo non sai cosa fare più. Poi ti ritrovi con Allegri che ieri sera ha detto a DAZN: per me il calcio è semplice, basta passare la palla al compagno con la stessa maglietta. Cioè, per me è assurdo che un allenatore dica una cosa del genere. Cioè, non lo so, io la vedo veramente, cioè, il calcio è semplice. E il calciatore deve passare la palla al compagno con la stessa mano. Cioè, ma e l'allenatore a che serve? Cioè, l'allenatore a che serve? Cioè, io ho visto la Juve non c'ha gioco. Cioè, Vlahovic alla Fiorentina faceva tutta quella caterba di gol perché la Fiorentina aveva gioco e giocava per lui. Cioè, la Juve veramente un passo della palla e basta. Togliendo effettivamente Di Maria e Pogba, ma non hanno qualità. C'è un po' di movimento da parte di due ragazzini che sono entrati. Cioè, perciò dico, se è un campionato normale, la Juve non arriva manco nei primi quattro posti. Guarda, questo tuo normale mi incuriosisce proprio da morire, credo. Però Io non volevo. approfondirei. Infatti è meglio non approfondire. Diciamo un campionato tranquillo, dai, come ho detto prima. Max, tu che idea ti sei fatto un po' di questa Juve? Poi volevo, dopo rispondevo, mi ha stuzzicato la questione Sarri. Sì, ma allora io il mio problema è che io vedo sempre la Juve comunque cade sempre in piedi, quindi in un modo o nell'altro. Ragione No, ma normale. anche al di là del normale, ma magari anche semplicemente per una questione proprio di DNA, attenzione, Sì. no, non facevo riferimenti a cose normali o tranquille, però insomma la vedo sempre che in un modo o nell'altro cade in piedi, quindi sì, ha fatto un mercato strano, cioè di nomi importanti, perché Pogba insomma è uno dei più forti centrocampisti europei. Di Maria sicuramente farà quello che deve fare perché no, non c'è dubbio. Allo stato attuale, però, cioè, mancano tante cose perché manca completamente il centrocampo, che è il problema che mancava da Pirlo. Cioè, la Juve poi non ha mai assorbito l'addio di Pirlo calciatore, non è mai riuscita a compensare. Cioè, i problemi a centrocampo sono nati lì.
Gira questa foto, se l'avete vista su internet, a un certo punto con questo cerchio fatto dai giocatori della Juve, dove in mezzo non c'è nulla, no? Non so se l'avete visto, è agghiacciante, cioè per la costruzione del gioco, cioè chi le dà le palle a questi grossi giocatori che hai davanti, tra cui appunto Vlahovic, che magari una palla tocca e una palla segna, e in più problemi anche in difesa, cioè ora Bonucci ha la sua età, gioca senza il suo fratello con cui ha giocato per 15 anni, che è Chiellini, quindi potrebbe risentirne. Ora, se Bremer non è esattamente quello per cui è stato comprato, ma qualcosina di meno, è un grosso problema. Le riserve ad oggi non ci sono. Poi magari manca una settimana e la Juve comprerà 10 giocatori, non lo so, però ad oggi ci sono grossi problemi di formazione. Poi certo, questi ragazzi sono bravi, promettenti, Fagioli, Miretti. Sicuramente, però insomma, direi che la campagna acquisti per adesso è stata fatta, cioè non sono stati risolti i buchi che aveva lo scorso anno. Questo è, Hanno quindi non lo rispolverato so. Lugani, hanno rispolverato Lugani che Sì, cioè, l'avevano già capito, cioè, voglio dire, buttato. cioè, io Rugani non lo so, boh, Ieri c'era non Rabiot in riesco. campo. Sì, vabbè, Rabiot però gli dai 7 milioni l'anno, in qualche modo, da qualche parte lo devi mettere, visto che mamma lo lascia là. Sì, ma la Però, settimana non lo scorsa se so. ne andava con i ragazzini, quindi Ho capito, ragazzi, no, ma che soprattutto. poi vedi Benacourt e Kulusevski che fanno la differenza all'Intoteno. Cioè, hai capito? Allora Sì, tra l'altro. è anche Tra l'altro. questione di metterli in campo abbastanza, cioè, hai capito? Allora, secondo me, è proprio Allegri che non funziona. Allegri sta andando male. Allegri è tornato, diciamo che questo biennio di vacanza bene bene ad Allegri non ha fatto. Questo mi sembra evidente. Io credo che la Juve abbia perso 2 anni e Allegri abbia perso 2 anni andando a rincorrere chissà cosa. E il problema è che dopo 2 anni le cose non si sono risolte. Cioè, l'altro anno è arrivata comunque in Champions così a spallate. E va bene, quest'anno per carità, secondo me poi alla fine nei 4 ci finisce, non la vedo fuori dalla Champions, però comunque l'inizio non è promettente. Poi chiaro, arriva Paredes, arriva un altro difensore, arriva Depay o Milik e poi si riprendono tutti dagli infortuni. La Juve è una squadra forte, questo Ma non Depay, c'è a me ho dubbio. saputo l'ultima notizia che non accettava la Juve. Sì, no, probabilmente infatti si filerà su Milik. Beh, Milik è classica punta, il vice Vlahovic ci sta, c'ha le coppe. Alla Cioè, fine, ci sta in panchina Milik, secondo me, tutto sommato. no, il loro desiderio è quello di non far giocare più Kin, probabilmente, che alla fine non è. Ci sta anche, quello è un errore, cioè un giocatore proprio mentalmente non da Juve, al di là della tecnica, che secondo me non è neanche un cattivo Male. attaccante, però insomma. Non lo so, è fuori proprio da quel contesto, Guarda, secondo me. probabilmente la Juve sta subendo adesso quella che è stata un po' la confusione societaria degli ultimi 2 anni, Anche, perché certo. loro hanno preso Sarri dandogli una squadra già fatta praticamente con un Ronaldo ingombrante come uno squalo in una vasca di piragna praticamente. E quindi naturalmente un allenatore come Sarri, che è abituato a friggere, come si dice qua a Napoli, il pesce con l'acqua, Sì, vabbè, si è però lo trovato. squalo sempre 30 gol al campionato faceva, Ah, cioè, no, voglio dire, assolutamente. ingombrante Però quanto lui. vi pare, ma sempre 30 gol l'hanno fa t'ha fatto. Sì, assolutamente, alzo le mani. Però per uno che è abituato a fare del collettivo il suo punto di forza. E per uno che non ha mai gestito, diciamoci la verità, questi campioni così grandi, ed è diventato complicato. Forse loro si aspettavano che, avendo una squadra discreta, con lui alla guida, il suo progetto poteva andare bene. Poi ci hanno messo Pirlo, forse più per una scelta di gruppo, nel senso che hanno messo più l'ex calciatore vicino ai calciatori, e non ha tanto funzionato. Alla fine si sono rifugiati in questa comfort zone di Allegri. Sì, Che sì. chissà, Ma infatti quello che dico io, ieri mi è scusa se parso molto interrompo. nervosetto, molto No, nervoso. beh, lui Infatti, non no, è ma molto, mai scusa se ti molto. interrompo. Con Sarri potevi effettivamente fare una rivoluzione.
cioè togliendo effettivamente Ronaldo che è ingombrante, togliendo questa vecchia guardia che praticamente ormai è stantia, tu potevi ovviamente organizzare con calciatori di prospettiva, calcio che tu li potevi prendere, calciatori di prospettiva, con Sarri potevi aprire veramente un circuito fatto per bene. Perché poi Sarri non è che cosa ti chiede, non ti chiede Messi Ronaldo già ce cosa, l'avevo. no, per dire, cioè, capito? Non ti chiede i calciatori, ma ti chiede calciatori in prospettiva al suo modo di giocare. Ma veramente potevi effettivamente rinnovare la rosa, cominciando con giovani promettenti, pure perché ormai la Juve tanti soldi da spesi, i debiti cominciano a salire. Il problema è serio. Allora, perciò non capisco veramente questa poca programmazione da parte della Juve. Ma guarda Gino, sulla questione dei debiti io sono un pochino scettico, nel senso che io ho visto proprio quest'anno il Barcellona con l'acqua alla gola ha cominciato a comprare l'inverosimile, ma non, ancora oggi non si capisce come sia possibile che il Barcellona che ha dovuto togliersi Messi, far giocare Piqué praticamente con un contratto nullo, ha cominciato a comprare Lewandowski, Rafinha, Christensen e chi più ne ha più ne metta. Quindi sulla questione dei debiti entriamo forse in una sfera un po' complessa probabilmente. Quindi ora non so per la Juve se effettivamente valgono come per il Barcellona o meno. È chiaro che sì, secondo me, ma guarda, forse con Sarri c'era anche una incompatibilità ambientale, nel senso che Sì, loro non caratteriale. sì, loro non vedevano di buon occhio questo Però tu lo spostamento. conoscevi Sarri, non era, cioè, Sarri è conosciuto, cioè, tu prendi Sarri per che cosa? Cioè, capito? Per fare un anno e Ma poi. quella secondo me è stata una prova di Tentativo. paratici per tirarsi fuori, cioè per provare a dire vogliamo fare una cosa diversa, il gioco, tutto quanto, che Paratici stesso ha pagato, tra virgolette, poi andando via. E, insomma, probabilmente gli è stato, diciamo, è stato premiato Paratici per tutto il lavoro fatto precedentemente insieme a Marotta, però probabilmente gli Agnelli non erano convinti, hanno detto vabbè, proviamo, si sono fidati, però tante cose no, non andavano con Sarri proprio a livello di caratteriale, insomma, secondo me. Però concettualmente hai ragione tu, secondo me andava fatto così. Sì, è No, vero, è ma vero. come ha fatto anche il Milan ha cominciato 3 anni fa con Pioli, con Vabbè, tutto. Milan ha fatto un lavoro straordinario, cioè Maldini e Massara hanno fatto un lavoro straordinario, cioè Cioè, il non c'è Milan ha dubbio. avuto un po' di fortuna nel senso che ha fatto un lavoro veramente importante, però qualcuno ricordava nelle ultime settimane come l'Atalanta Milan 5-0 avrebbe smontato tutti. Nell'allontanare immediatamente Pioli e esonerarlo, invece loro hanno avuto il merito di continuare a crederci e da quella sconfitta aprire tra virgolette un miniciclo, perché poi stiamo Sì, parlando sì, che sì. comunque hanno ricostruito una squadra, hanno vinto lo scudetto inaspettatamente l'anno scorso, hanno dei dirigenti che comunque hanno degli attributi importanti, voglio dire. Sì, Sì, e poi c'è anche un'altra situazione, è un po' come dicevamo qualche settimana fa della Roma. Questi dirigenti fanno i fatti, cioè non compaiono mai, non li vedi mai, però ti portano De Ketelaere, ti portano Dybala, ti portano Wijnaldum, ti portano Mourinho, insomma, sono dirigenti che comunque sono fatti per costruire. La Juve dopo Marotta, diciamo che, ecco appunto, come dicevo prima, ha avuto una bella confusione societaria. Lo dimostra anche il fatto che Kulusevski adesso l'hanno preso dal Parma per 40 milioni, l'hanno fatto giocare terzino, l'hanno fatto giocare centrale di centrocampo, è andato al Tottenham e abbiamo visto il Kulusevski che abbiamo visto a Parma, voglio dire. Quindi anche la confusione a livello di mercato incide, tanto più che c'hanno Arthur che non sanno che farsene, giocatore che giocava nel Barcellona comprato per Sarri, e adesso non sanno a chi darlo, come darlo. Insomma,
Sta un po' in alto mare la situazione Juve, che deve recuperare questi giocatori come Chiesa. Chiedevo a Gino un po' un giudizio su un possibile arrivo di Navas al Napoli. La sera sto facendo le preghiere. Prima di andare a dormire, preghi. Come secondo te è... Faccio un azzardo, i tifosi del Napoli in ascolto probabilmente faranno tutti gli scongiuri. È un acquisto che può farti puntare a qualcosa in più del piazzamento Champions? Oppure resti galleggi tra la zona Champions e provare a lottare per qualcosa in più? Allora, Navas porterà sicuramente a te tantissima esperienza. E allora, io vedo Navas a livello di Ibrahimovic nel Milan. Perché Navas, allora, quello che... Allora, io Meret quando è arrivato a Napoli, io ne ero contento perché nella spalla ha fatto un bel campionato. Però poi si è visto che Meret è bravo, è un ottimo portiere, però non ha quel carattere di riuscire a governare una difesa. Allora, io sono sempre più convinto che il portiere è il regista della difesa. Meret non dà fiducia alla difesa del Napoli. Infatti, si vede parecchie volte i calciatori che stanno in difficoltà non hanno la palla indietro, ma cercano di giocarla. L'ha fatto parecchie volte Lobotka. A Verona l'ha fatto qualche volta, l'ha fatto qualche volta pure adesso col Monza. Non hanno paura, non dà quella sicurezza. Navas è il classico calciatore, il classico sudamericano cattivo. Navas è il calciatore che può dare tanta esperienza e tanta, come si può dire, cazzimma. Sì. Sei capito? È il classico calciatore, diciamo, che chi è stato negli spogliatoi è il classico calciatore che se un calciatore giovane non dà il 100%, è capace di alzarlo e appenderlo all'attaccapanni dello spogliatoio. Ok? Allora questo manca al Napoli. Ok? Allora perciò dico che Navas a Napoli potrebbe essere veramente, diciamo, la ciliegina sulla torta. Cioè, tu con Navas e Siliqui, due personaggi di esperienza, tu hai capito? Con Meret non ci azzeccano proprio, capito? Voglio dire, cioè, veramente, Meret è un bravissimo, gli auguro tutto il bene possibile, ma si vede, cioè, non ha... E poi, secondo me, a Napoli ormai la piazza lo aspetta quasi che lui faccia qualcosa di strano per fischiarlo oppure per darlo addosso. Vabbè, questo essenzialmente non è proprio il massimo del... Lo so, ma torno a ripetere, ma Napoli è strano, Napoli a livello di tifo è particolare. Allora, parlando di Insigne, ma tu andavi allo stadio e parecchi parlavano male di Insigne. Capito? Ci sta, cioè ormai pure questi social che stanno, non si capisce niente, perché io dico sempre che poi i social sono è stato poi l'amplificatore dei bar, perché all'epoca nostra tu andavi nel bar, pigliavi il caffè, sentiva stronzate che diceva quello a fianco, tu facevi finta di non aver sentito, oppure ti pigliavi una questione con loro e ti pigliavi il caffè e dicevi la tua. Oggi invece i social, praticamente tutte queste stronzate di tutti i bar che c'erano prima, sono state amplificate e succede l'ira di Dio. Capito? E allora perciò dico, una piazza che ha fischiato Insigne, una piazza che ha fischiato Hamsik, una piazza che addirittura ha fischiato Cannavaro, Paolo Cannavaro, che è veramente l'ultimo capitano che noi abbiamo avuto a livello proprio caratteriale. Sicuro se non aspetta che bello e buono Certo. una papera Meret, succede proprio lì di Dio. Allora perciò lui ormai è un po' bruciato qui a Napoli, capito? Allora No, deve cambiare aria.
fischiarono anche Cavani nell'amichevole tra Paris Saint-Germain e Napoli, perciò, 100, cioè. 105 gol in 3 anni. No, no. Max, tu che ne pensi rispetto all'arrivo probabile, possibile arrivo di Navas al Napoli? Ma guarda, io sono d'accordo al 100% con quello che è stato detto, nel senso non è tanto la valenza del portiere importante, che ovviamente è un bravissimo portiere, ci mancherebbe, ma è la personalità. Servono giocatori, soprattutto alle nostre latitudini, servono giocatori che hanno vinto, che sanno come si vince, che sanno trasmettere e che sanno trasmettere anche la paura, cioè. Il difensore del Napoli deve sapere che se fa una cacchiata poi deve guardare in faccia Navas a fine partita, e che è quello che ha fatto il Milan con Ibrahimovic, esattamente. Io sono sicuro che Ibrahimovic, con tutto che ha giocato poco, è la chiave, cioè la presenza sola di Ibrahimovic è la chiave dei successi del Milan, e come Giroud per esempio. E questo è un po' quello che secondo me cerca di fare Mourinho, cioè un Matic ha questo tipo di scopo. Un Wijnaldum ha questo tipo di scopo, cioè giocatori di esperienza, e quindi credo che Navas assolutamente in questo senso sarà fondamentale, perché in effetti al Napoli manca questo tipo di personalità, almeno così a occhio, insomma. Ha giocatori bravi, ma insomma devono strutturarsi anche mentalmente. Invece aveva già provato con Ibrahimovic quando c'era Ancelotti, purtroppo non c'è riuscito. Ci siamo andati vicino a prendere proprio il massimo caratteriale. Ma Allora, io quella cosa la voglio essere poi spiegata da Gattuso, che Gattuso ha detto che non voleva Ibrahimovic, ma guarda, probabilmente Gattuso voleva essere l'Ibrahimovic del Napoli. Probabilmente io se ritorniamo al penso stesso che fatto del fatto di essere il campionato tranquillo e il campionato normale. Io se penso che 20 anni fa hanno preferito prendere Mito, che era la spalla di Ibrahimovic, a Roma. mamma mia, Roma è vero, Se leggiamo, ci sì. penso mi butto dal quinto piano. Diciamo che in quanto a bidoni ce la giochiamo noi, eh. Ah, vabbè, per carità, quello tutti La riprendiamo, però nostra storia è insomma. stracolma, mettiamola così. Insomma, andare a prendere proprio il vicino di letto, quello sbagliato, è proprio Guarda, pesante. ti dico, faccio l'esempio della Salernitana che è andata a prendere il migliore amico di Haaland. Certo, non poteva prendere Haaland, però magari mi poteva Tu dici capitare pure magari. qui. Ragazzi, in conclusione, quando solitamente noi ci siamo, Max lo sa, ci siamo io e Nicola a fare la diretta, stasera Nicola non c'è, noi facciamo un giochino che poi più avanti penso si rivelerà devastante per quello che è il nostro futuro in LBDV e nel mondo del giornalismo sportivo, in quanto noi ad inizio campionato, qui anche col calciomercato in corso, ai nostri ospiti facciamo fare una grigliata. Vista l'ora potrebbe essere una grigliata di carne, ma purtroppo non lo è. Ed è una di quei pronostici parziali di quelle che sono le prime 8 squadre che arrivano alla fine del campionato, a piazzarsi alla fine del campionato e le ultime 3. Max già ci ha dato l'onore e il piacere di farla, mi pare, giusto? Sì, l'avevo fatta l'altra settimana, poi certo Napoli ha fatto qualcosina, per cui ovviamente, cioè, la griglia diventa più complicata. Ne faremo un'altra, vi do una piccola anteprima, uscirà probabilmente un articolo a fine calciomercato dove andremo un pochino a sondare quelle che sono i pronostici finali, le griglie finali e le pubblicheremo poi sul nostro sito. Quindi Max, non preoccuparti, torneremo a darti fastidio sotto questo punto di vista. Voglio dire, no, non ci sto scommettendo soldi, quindi vabbè, posso dire quello che voglio. Peccato, peccato. Mi piacerebbe sapere, ecco, Gino, se aveva qualche idea al riguardo. Io me le No, segno io già mi sono e preparato la risposta. Io normalmente, te vedendo la mia stazza, mi faccio le griglie di pesce e le griglie di carne. Perché la segno. Ah, ma quella anche noi, non ti preoccupare.
Perché sinceramente poi quando fai le griglie non riesci mai ad azzeccarla una. E poi sinceramente io sono scaramantico, non ti dirò mai la verità, Portano sempre che malissimo, mai sì, malissimo ma proprio. infatti a me questo fatto che tutti quanti mettono il Napoli, sai, in Europa League, in Conference League, ma mettesse pure in Serie B, ma a me mi fa proprio piacere, perché sinceramente. Guarda, puoi omettere, ti autorizzo da tifoso del Napoli ad omettere il Napoli, non preoccuparti. No, no, ma allora, come hai detto anche prima Massimiliano, giusto? La Juve cade sempre in piedi. Già hanno iniziato con questo esaltare questi due acquisti, Pogba e Di Maria, che poi alla fine senza Pogba e Di Maria veramente. Perché poi loro questo non riesco, cioè, questa cosa non riesco a capire, ma Pogba e Di Maria potevano fare ma tutto il campionato titolari, cioè con tutte le varie. Allora, vabbè, comunque la Juve rimane sempre in piedi. La Juve quest'anno è quella che vince lo scudetto. Quindi Juve prima. No, ma cioè, queste le mie griglie sono un po' capite, sono Sì, ho articolate, capito. sono Cioè, articolate. siete di bravi, bravi, avete già vinto lo scudetto, Ho cioè proprio una capito, piazza a tirare proprio. capito. No. Juve, Inter, Milan, capito? Noi Vedo almeno quattro. siamo super partes, facciamo finta che Allora, ci siamo. ritratto, ritratto, è la Lazio vince lo scudetto. Allora, attenzione che c'è Alessandro da noi Ah, sì. è sì, è molto attivo sotto questo punto di vista. Piacentini, giusto, Piacentini. Esatto, Alex, L'ho conosciuto l'anno scorso a Cassia di Sangro, mi sono accorto subito dai tatuaggi, cosa. è sfegatato, è sfegatato. Allora, quindi Gino, io non voglio insistere, se non vuoi farla non preoccuparti, capisco No, no. la scaramanzia e capisco tutto. Ti Ma posso invitare a una molto grigliata, più di volentieri. questo. Più di questo. Vabbè, comunque, nelle prossime dirette, se vorrai partecipare a questo giochino al massacro, noi siamo pronti ad ospitarti tranquillamente. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Io vi ringrazio per la piacevole chiacchierata che ci siamo fatti e ringrazio Grazie a te. anche gli amici a casa che ci hanno seguito e vi do l'appuntamento a martedì per un'altra diretta, visto che ci avviciniamo alla fine finalmente direi del calciomercato e parliamo di squadre fatte finite e di quelle che possono essere le Finalmente. prospettive. Finalmente sì, finalmente sì. Io ringrazio Max, sempre disponibile e gentile. Grazie Max. E Grazie a te, grazie a ringrazio voi. Gino. Grazie veramente a te e a Max, veramente è stato piacevolissimo stasera, anche stavo anche un po' fuori forma, però sinceramente mi sono ripreso un Meno po' con questa male. chiacchierata. Beh, siamo una Oh. medicina, dai. Buonasera a tutti. Buona serata. Ciao ragazzi, Grazie, ciao. buonasera.